nasco come architetto, come formazione, e fin da molto giovane mi sono innamorato del design e lo sto facendo tuttora dopo 15 e più anni di professione. Ho iniziato quando ero studente e devo dire che il discorso dell'educazione, dell'imparare a fare qualche cosa mi ha sempre affascinato. Tant'è che nella mia attività professionale la gran parte, devo dire, è occupata da quello che si dice appunto didattica. La didattica non intesa come il professore che parla e lo studente che apprende teoricamente, ma è un modo molto quasi osmotico, no? Di avere a che fare con delle persone diverse da te che ti arricchiscono come esperienze, come culture. E lo studio dove siamo oggi è uno studio temporaneo per adesso, nel senso che fra meno di un mese noi ci sposteremo con tutti i nostri collaboratori e andremo in un nuovo studio. Questo studio, che è uno studio che ho da più di 3 anni, sarà denominato Gate 3. Questo gate, già dalla parola, si capisce che è un po' un trampolino di lancio. Io quello che penso è che in questo periodo un po' convulso, dove in sostanza le persone sono molto disorientate, c'è bisogno di un punto fermo che però sia molto fluido e che in qualche modo ci aiuti e aiuti anche i giovani professionisti ad avere qualcosa di concreto da cui partire. E il problema dei ragazzi solitamente è che non hanno spazi, non hanno occasioni di confronto se non con costi proibitivi di queste città come Milano, che sono abbastanza fuori dai budget dei giovani. E l'idea di circondarmi, comunque di lasciare questo spazio in mano non a un affittuario, ma a delle persone meritevoli di stare in uno spazio come questo, mi ha sempre affascinato. Infatti da maggio noi partiremo con questo progetto che si chiama Gate, dove ci sono dei professionisti che hanno la loro partita IVA, che si stanno affacciando ora al mondo del lavoro e in qualche modo sono in relazione uno con l'altro. Ecco, questo a me piace moltissimo, non mi piace fare uno studio di design, è molto bello che ci sia appunto magari un performer, un grafico, un progettista, un fotografo, eccetera, che condividono uno spazio, ma condividono anche un progetto di vita, se vogliamo. Quindi quando si dice sempre che il periodo non è molto felice, no? La crisi, eccetera, io penso sempre che il bicchiere che vediamo qua su questo tavolo, che solitamente uno vede sempre mezzo pieno, mezzo vuoto, in realtà è sempre pieno, è pieno di acqua e di aria. Quindi un po' di ottimismo in questo momento ci vuole. Non di pazzia, chiaramente, però mi piacerebbe che questo spazio diventasse veramente una fucina di giovani talenti che si meritano questo e non che non una scuola come può capitare spesso, devo dire, che basta che paghi la tua retta, puoi entrare. E questo purtroppo lascia molte speranze disilluse, no? Cioè, molti ragazzi si iscrivono alle scuole pur non avendo il talento, magari cercandolo, però se non lo trovano, poi questo è un problema che si ripercuote anche nel futuro. Quindi io credo che questo spazio, che adesso è uno studio di design, ha in sé tutte le potenzialità per diventare una bellissima fucina, costruito da delle persone che in qualche modo devono transitare, non devono essere residenziali, un po' come dei nomadi, no? Il designer è un po' nomade, deve stare in un posto, lasciare quello che può e poi partire per la sua strada. Perché ci saranno altri giovani talentuosi che avranno bisogno di uno spazio come questo, stare qua un anno e mezzo o due, e poi partire per la loro strada con magari persone che hanno conosciuto qua dentro. Questo è un po' il mio progetto, che devo dire, a me piace parlare anche di design, eccetera, però in questo periodo credo che la questione didattica della formazione sia fondamentale. E lo dico anche come papà, nel senso che siccome ho 3 bambini che devo in qualche modo cercare di educare al futuro, il futuro è incerto, quindi mi sto cercando di strutturare perché possano avere un futuro migliore. E questo si parte chiaramente da piccoli gesti, si parte dal basso, senza aspettare che qualcuno lo faccia per noi. Quindi questo è un atto un po' di scelleratezza da una parte, un po' anche di coraggio dall'altra, di ottimismo, spero.